Per prima cosa voglio mostrarti gli ingredienti che serviranno per realizzare questa ricetta. Ovviamente non può mancare del buon guanciale stagionato, un pecorino romano con una stagionatura media, delle uova, del parmigiano reggiano, del pepe in grani, ovviamente della pasta di ottima qualità. Tutte le dosi e gli ingredienti li troverai in descrizione. La prima cosa che faccio è quella di andare a grattugiare a neve il pecorino romano. Una volta fatto questo, posso andare a prepararmi il guanciale. Lo taglio prima a fette, lo privo della cotenna e poi vado a tagliarlo a listarelle. Voi potete tagliarlo anche a cubetti, ma a listarelle lo trovo il taglio più adatto, dato che abbiamo sia il magro che il grasso. Dopo aver preparato il guanciale, lo metto direttamente a sudare in padella a fuoco non troppo alto. Mentre aspetto che il guanciale rosoli, vado a dividere i tuorli dai bianchi. Io metto di solito due tuorli a persona per la carbonara. Lo so, è parecchio, ma a me piace abbondare. Una volta che il guanciale è bello rosolato, io lo vado ad asciugare su della carta assorbente. Quello che faccio io è quello di andare a pastorizzare le uova a bagnomaria creando una crema. Questa crema poi sarà molto difficile da stracciare in cottura successivamente. Per ottenere questa crema vado a bagnomaria con il grasso del guanciale e inizio a montare. Una volta che ha preso un po' di calore vado con del pepe nero e poi inizio con il pecorino romano e in seguito con il parmigiano reggiano. Mentre aggiungo i formaggi e cerco di raggiungere la consistenza che desidero, aggiungo anche un po' di acqua di cottura. La consistenza che vado a cercare in questa ricetta è una consistenza molto bavosa, quindi deve essere molto cremosa. Poi trito e sminuzzo il guanciale perché voglio un effetto croccante all'interno della ricetta. Quindi un po' del guanciale sminuzzato lo metto nella crema, come potete vedere, e un po' me lo tengo per finire il piatto. Adesso vado a scolare la pasta direttamente nella ciotola e inizio a mantecare. La mantecatura sarà di pochi secondi. La cosa che bisogna fare in questo caso è andare subito a servire la carbonara e a gustarla. Comunque in questo modo si ottiene una cremosità pazzesca, delle consistenze diverse all'interno della carbonara e inoltre c'è la quasi impossibilità di andare a stracciare la crema quando è ben pastorizzata. Anche se vai ad utilizzare l'uovo intero, quindi anche se utilizzi dei bianchi dell'uovo, non otterrai un risultato stracciato con questo metodo. Ovviamente devi fare attenzione a non salire troppo di temperatura mentre vai a creare la crema a bagnomaria. Io ti ringrazio per aver visto questo video fino a questo punto. Noi ci vediamo in una prossima ricetta con dei prossimi trucchi e consigli. Ciao!